Il trucco segreto per un sito immobiliare che macina incarichi e vendite. Ciao, io sono Francesco Bezzani, il fondatore di Web Marketing Immobiliare, e lascia che ti dica una cosa, questo titolo era palesemente provocatorio. Ma perché ho voluto fare questa provocazione? Perché mi viene rivolta spesso la domanda del tipo: dai Francesco, guarda un attimo il mio sito sui social, via mail, nei corsi in aula. Guarda il mio sito, dai, dimmi che cosa c'è che non va, che cosa posso migliorare. Per carità, domanda legittima, ed un sito ha la sua importanza, quindi un sito può incidere. Che se ne dica, un sito web è di fondamentale importanza per un'agenzia immobiliare e può incidere sul fatturato di un'agenzia immobiliare, può incidere sul numero di incarichi che può prendere un'agenzia piuttosto che sul numero di vendite che può generare un'agenzia grazie al proprio sito web. Ma non è l'unica cosa da guardare. E quindi perché questa provocazione? Perché dall'altra parte spesso il web l'ultimo social del momento, l'ultima trovata tecnologica viene vista un po' come la panacea di tutti i mali, viene vista un po' come la bacchetta magica, quella cosa che magicamente con un tocco solo risolve tutto. Ma migliorando solamente il tuo sito web non risolvi tutto. Perché se non c'è una base dietro, il tuo sito non funzionerà. E ipotizziamo di fare il sito perfetto, quindi ipotizziamo che tu abbia il sito perfetto fatto dal migliore al mondo, il miglior web designer al mondo, con la user experience, tutte queste belle cose qua, chiamate all'azione, fatto benissimo, ma questo sito ha zero traffico, quindi su questo sito non ci va nessuno. Che risultati può ottenere questo sito? Ok? Quindi questo per farti capire il concetto. Infatti, uno dei problemi più grandi dei siti delle agenzie immobiliari è proprio la mancanza di clienti che vanno sul sito, di potenziali clienti, quello che in gergo viene chiamato traffico. Perché? Perché le agenzie sono molto restie ad investire in strategie di marketing per portare traffico diretto sul loro sito web. Ho fatto anche un video su questo argomento. E quindi si affidano completamente ai portali che invece investono molto nel generare traffico, quindi investono in campagne di advertising, creano contenuti, inviano newsletter per fare in modo che le persone vadano sul loro sito web. Ok? Quindi se i portali funzionano è grazie a questo, non è grazie ad una magia. Poi è ovvio che il sito deve essere fatto bene, perché soprattutto su grandi numeri anche un punto percentuale di miglioramento genera un grande impatto sul fatturato di un'azienda. Ma non bisogna partire dalla fine in questo caso, bisogna partire dall'inizio. Quindi è un po' come mettere la ciliegina sulla torta. Se la torta non è buona, la ciliegina non migliorerà questa torta. Quindi un sito web, se fatto bene, allora può aiutare a vincere chi già sta vincendo, fondamentalmente, perché ha un buon prodotto, e riesce ed è in grado di vendere questo prodotto. E che cosa manca spesso ai siti web, ancora prima di parlare di usabilità, di chiamata all'azione, di tasso di conversione? Quindi abbiamo detto che manca da un lato il traffico, quindi sui siti delle agenzie immobiliari ci vanno poche persone perché non vengono promossi adeguatamente, e mancano anche le informazioni. Non parlo di tutti, ovviamente, poi ci sono dei casi virtuosi, però se tu vai a vedere a livello di informazioni che ti danno, sia sul prodotto, quindi sul catalogo prodotti, sulla presentazione dell'offerta, sia a livello di contenuto sono molto poveri, quindi trovi descrizioni molto scarne, fotografie spesso non di grandissima qualità, se non a volte anche poche addirittura, quindi poche
scarsa qualità, poche immagini. E con queste premesse, un sito web anche fatto benissimo non può darti dei grandi risultati. Quindi bisogna sempre guardare le cose nel loro insieme. Quindi il marketing è una macchina. C'ha le gomme, c'ha il motore, c'ha la carrozzeria, c'ha il volante. Non posso pretendere che la macchina vada meglio semplicemente cambiando le gomme. Ok, questo è il concetto. Quindi mi fa piacere quando mi chiedono: guarda, dimmi che cosa posso migliorare. Ma se io ti miglioro il sito, ma mancano questi fondamentali, ti mancano le persone che lo vanno a visitare, eppure quando queste persone magari ci arrivano non trovano informazioni perché il sito è scarno di informazioni o sono informazioni di scarsa qualità, o peggio ancora, in questo sito ci sono immobili che nessuno vuole comprare perché prendiamo incarichi così, accettiamo qualsiasi incarico anche su prodotti, diciamo, non proprio competitivi, sia per un prezzo fuori mercato, sia per come, diciamo, è messo l'immobile, e allora peggioriamo ancora di più la situazione. In quel caso anche una buona descrizione non può fare molto, perché alla base il prodotto è importante. È importante il prodotto. E poi anche un'altra cosa: ammesso che si facciano tutte le cose bene, ci sia traffico, il sito sia fatto bene, il sito converte, poi dall'altra parte, che cosa è importante? Non è finita, perché non finisce il lavoro del sito. Il sito lo inizia, ti dà l'assist, ma se poi quella persona che ti contatta dal sito la chiami dopo 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, ovviamente le probabilità di chiudere un appuntamento vanno a scemare. Quindi, come vedi, è un processo. Come al solito, non dobbiamo vedere un singolo aspetto, no? Quello magari più sexy, che è la trovata tecnologica, ma guardare sempre i fondamentali. Se ci sono i fondamentali, allora un sito può aiutarti, e neanche poco. Ma se mancano i fondamentali, stiamo parlando del sesso degli angeli. Ok? Allora, guarda, se vuoi capire un po' meglio questo concetto, se vuoi capire come funziona il web marketing immobiliare, che non si tratta solo di avere un sito o di fare una sponsorizzata di tanto in tanto su Facebook, ho preparato una lezione molto approfondita che dura circa 2 ore, gratuita, ok? Gratis, completamente gratis. Per partecipare a questa lezione ti basta cliccare sul link che trovi in descrizione sotto questo video, oppure si trova anche nel primo commento, e registrarti alla prossima sessione disponibile, ok? Veramente, se non hai visto questa mia presentazione sul web marketing immobiliare, ti consiglio assolutamente di vederla, perché ti darà un'impostazione da 10.000 piedi, come si suol dire, cioè ti farà vedere dall'alto, ok, la strategia completa e non il singolo trucchetto di marketing, di web marketing, che non esiste. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, metti un bel mi piace, e se non sei ancora iscritto al canale, attenzione, attenzione, errore, ai ai ai, però puoi recuperare subito cliccando sul pulsante iscriviti, quello rosso qui sotto, e attivando tutte le notifiche, cliccando sulla campanella, in modo che non perderai nessun mio futuro video. Ti arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Per oggi è tutto, alla prossima, e un saluto da Francesco Bersani. Ciao!